start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dwarves Adventure, un gioco sui nani, un gioco che costa meno di 6 euro ed è un gioco che è in italiano su Steam. È un gioco che è un roguelike dove potrete scaricare livelli creati dalla community o creare voi stessi i vostri livelli. Il gioco non è particolarmente complesso per quanto richieda una certa strategia. Vi faccio vedere l'avventura dove io sono tra l'altro già morto. Abbiamo lo schema con l'entrata e l'uscita del dungeon e abbiamo la possibilità di scegliere un personaggio. Al momento abbiamo solo il nano normale, insomma quello qua mi fa pensare a un mago, e qui invece abbiamo il mago, il guerriero, insomma, con le sue relative statistiche. Non serve spendere ore a parlare di questo gioco perché è un passatempo, lo ritengo tale. Quello che noi possiamo fare nella prima run, noi non possiamo interagire più di tanto, possiamo solo scegliere se andare avanti, quindi cliccare con usare le frecce sarebbe l'ideale, soprattutto quando ci sono vie che vanno in alto. Cliccare non serve, o almeno non ce l'ho fatta. Abbiamo la possibilità di aprire l'inventario e quindi vedere gli oggetti e utilizzarli. In questo caso vediamo che abbiamo l'armatura, l'abbiamo equipaggiata, non abbiamo reliquie, armi, non abbiamo nulla. O possiamo addirittura andare a vedere gli obiettivi. In questo caso dobbiamo raggiungere l'uscita. Abbiamo la possibilità di ricercare trappole. Ma nei nostri movimenti dobbiamo fare attenzione a due cose: l'energia e la vita. L'energia sono i passi, il movimento, le azioni che compiamo, e nel momento in cui arriva a zero inizia a scendere la vita, quindi dobbiamo gestirci bene le pozioni e non vagare a zonzo a caso. In questo caso io non ho fatto nessuna ricerca di trappola perché non ho trovato nulla, tuttavia qui trovo qualcosa. Il gioco mi impone di cercare e troviamo un'arma. Prendo il bottino e in questo caso completiamo la scena e arriviamo alla successiva. In questo caso ho preso ed ho già equipaggiato l'accetta, l'ascia, insomma. Qua possiamo fare una ricerca e vedete che abbiamo consumato finora 8 punti di energia. Faccio una ricerca, non trovo nulla, quindi so di poter andare avanti normalmente consumando tantissime altre. Ora abbiamo una triplice scelta. Abbiamo la possibilità di salire, scendere o andare a destra. Io provo a scendere. Io adesso vado fin qui e poi vado in giù. Qui, scusate, mi puzza, quindi cerco, non trovo nulla, quindi vado avanti. Anche la ricerca ci consuma energia. In questo caso abbiamo un nemico. Il combattimento continuerà fino a un esito, la morte nostra o la morte del nemico. In questo caso andiamo a combattere e il gioco tiene conto ovviamente delle nostre statistiche, così come delle statistiche del nemico. In questo caso combattiamo, prendiamo un discreto danno da questo ragno, però vabbè. Andiamo avanti, qua secondo me mi puzza tanto di trappola, quindi cerco, non trovo nulla. Le trappole ovviamente escono. Oggi sono veramente... Ok, trovo una chiave e una resistenza. Prendo il bottino. Ho questa pozione che mi dà 60 stamina. Io adesso ho trovato una chiave e vi dico, so già dove andare perché la mappa è uguale. Quindi io prendo questa pozioncina e uso e recupero resistenza. In questo caso mi reco verso l'uscita. So già dov'è il posto e quindi me ne vado direttamente lì. Torno su al vecchio bivio, al trivio, insomma, all'incrocio, e me ne vado di qua. Qua mi sa tanto di trappola, quindi la cerco. Pago 10 stamina e disattivo la trappola. Al contrario, avrei dovuto consumare vita. Ok, qua possiamo usare la chiave e utilizziamo la chiave, apriamo la porta ed entriamo nel dungeon. In questo caso io mi prenderei una... mannaggia, ho buttato via cliccando per sbaglio. Qua abbiamo una pozione di resistenza, io la prendo subito. Combattiamo contro il pipistrello che ci toglie una quantità irrisoria di danni.
In questo caso decido di andare in su perché c'è un nemico in su, quindi vediamo se la zona è quella giusta. Ok, l'abbiamo rischiata di brutto, però ho preso una pozione di salute media, quindi in questo caso la prendo subito, assolutamente subito, perché ho finito la vita, ho 85, quindi vado su, vediamo se siamo fortunati. Ok, trovo un forziere, apro il forziere, ho trovato un'ascia standard che fa più 6 attacco. Ora andiamo a vedere, qua non c'è nulla, andiamo a vedere, abbiamo finito la resistenza, quindi ora spendiamo vita. Allora, l'ascia fa 6 attacco, 4 attacco, quindi equipaggio l'ascia, quella più grande. E vedete che ora stiamo consumando vita. E calcolate che non abbiamo praticamente sprecato nulla a livello di vagare a caso, perché non abbiamo sbagliato strada, a parte quella deviazione lì. Qua mi puzza tanto di... ma non so se posso farlo. Sì, ho trovato una trappola che mi avrebbe probabilmente ucciso. E qua abbiamo finalmente la conclusione del livello. Ce l'hai fatta, abbiamo portato a termine un compito molto difficile. Forse è il momento di pensare alla prossima missione. Ok, in questo caso abbiamo il ritorno al menu principale con la possibilità di scegliere l'avventura dopo. In questo caso abbiamo corridoi semplici, possiamo vedere che è fatta così. Oppure possiamo andare sempre nel menu principale a vedere i livelli della community. Ora andiamo a scaricare i livelli creati dalla community e abbiamo questi. Possiamo andare addirittura a creare i nostri livelli. Prova. E qua andiamo a disegnare il nostro livello. Non è difficile. Abbiamo solo questo tipo di dungeon al momento. Possiamo aggiungere una trappola, aggiungere una porta, aggiungere una reliquia, aggiungere l'inizio del livello. E così via. Fino a salvare e pubblicare il nostro livello sul workshop, insomma, integrato nel gioco. Non è il gioco della vita, costa 5,69€, quindi magari non ci passerete 1000 ore, ma può essere interessante per far sfidare gli altri nemici. Questa sarà più semplice, dovrei preoccuparmi? Non credo. Infatti vediamo che iniziamo subito a prendere l'arma base, perché all'inizio tecnicamente dovremmo avere solo l'equipaggiamento del nostro omino. In questo caso io proseguo dritto, ignaro delle trappole, infatti volevo farvi vedere anche la trappola. Abbiamo i combattimenti e abbiamo un quadrivio. Ora avete visto che, come abbiamo potuto vedere all'inizio, la mappa era molto 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 complessa, nel senso che aveva corridoi su ogni lato. Noi invece continuiamo dritti. Intanto dovremmo andare avanti normalmente. E qua abbiamo due nemici. In questo caso abbattiamo il primo. E ora abbattiamo anche il secondo. Ora sarà vitale per noi prendere la pozione. Una volta che il personaggio è fermo, prendiamo una e prendiamo anche l'altra, che mi dovrebbe dare 60. No, forse meno questa, 40. La usiamo. Ok, e torniamo, andiamo avanti. Vedete che la mappa ha quella connotazione, insomma, che abbiamo visto prima, che è fatta con i tre corridoi paralleli. Io adesso me ne frego, c'è il nemico lì, ma io continuo dritto. Trappola, ovviamente. E lì abbiamo la necessità di trovare una chiave. Questo tizio è molto forte, ma fortunatamente un critico ci ha salvato, ma non ci ha salvato perché abbiamo perso. Perché ha fatto il critico lui verso di noi. Vabbè, siamo morti praticamente in contemporanea. Ora, sul livello verrà segnato il nostro fallimento, quindi morte 1. Quindi sappiamo che dobbiamo vagare nel dungeon per il completamento. Ovviamente i livelli, come ogni editor di livelli, quando ne abbiamo creato uno dobbiamo dimostrare che il livello è completabile, quindi prende anche le connotazioni di un puzzle game. Ragazzi, questo è un video rapidissimo su Dwarf Adventure, un gioco simpatico dal prezzo minimo. Se vi piacciono i roguelike, i nani e i giochi in cui bisogna comunque un pochino
amministrarsi. Se avete qui 5 minuti, andate avanti con i dungeon della community e questo vi dà spazio a un'illimitata longevità. Comunque sono 2 pagine di livelli, sono 6 più 2, 4, 10 livelli totali di campagna. Ragazzi, questo è tutto, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Alla prossima e ciao ciao!